Penultima question time, siamo quasi alla fine del question time. Interroga consigliere Puletti. Penultima. Consigliere Puletti, Fioroni, che sostituisce l'assessora Gabiti, che è purtroppo malata, ma ha dato il certificato medico. Prego. Grazie Presidente. Con questa interrogazione, Assessore, intendo chiederle delle informazioni riguardanti l'alienazione del patrimonio immobiliare della Regione Umbria. La legge numero 1 del 2009 e la legge numero 5 dispone infatti il conferimento a Sviluppo Umbria delle funzioni di valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale, ribadite anche all'interno dello statuto della stessa società. Attraverso la DGR numero 1233 del dicembre scorso e la DGR numero 467 del maggio scorso, la Giunta regionale ha approvato il programma di vendita mediante la trattativa diretta di 35 aziende agrarie di cui l'ente risulta essere proprietario. Ad oggi, Assessore, come lei saprà bene, la normativa regionale prevede l'adeguamento Istat come parametro del prezzo di stima dei beni oggetto della vendita, non tenendo invece conto delle variazioni di mercato che potrebbero verificarsi oltre i 4 anni precedenti previsti dalla legislazione corrente. Inoltre, la mancanza di un organismo deputato a certificare questo meccanismo ha fatto sì che l'interlocuzione tra il soggetto incaricato, ovvero Sviluppo Umbria, e i concessionari possessori delle 35 aziende agrarie regionali si sia basato su delle stime ben oltre il valore di mercato, sia quelli previsti da borse immobiliari della Camera di Commercio dell'Umbria, ma anche in rapporto al valore agricolo medio umbro, con incrementi che superano addirittura il 25%. Con questo meccanismo, Assessore, svincolato a mio parere da ogni logica di mercato, unitamente alla congiuntura economica innescata da molteplici fattori, credo che rischiamo fortemente di rallentare le trattative di vendita, rendendole molto difficoltose e con forti ripercussioni sul tessuto imprenditoriale agricolo umbro. Con questa interrogazione, sottoscritta anche dal collega Mancini, chiedo dunque a lei, Assessore, quindi alla Giunta, quali interventi intende attuare per introdurre meccanismi di stima maggiormente aderenti alla realtà di mercato, in maniera tale da favorire anche l'introduzione di premi per i concessionari possessori e conduttori delle 35 aziende agricole proprietarie dell'ente. Grazie. Assessore Fioroni. Allora, sì, buongiorno. Mi limito a leggere la risposta che mi ha dato la mia collega, ovviamente. Con legge regionale numero 10 del 4 dicembre 2018, avendo ad oggetto norme sull'amministrazione, gestione e valorizzazione dei beni immobili regionali, è stata disciplinata l'amministrazione, la gestione e la valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale al fine di ottimizzare le risorse, semplificare le procedure e promuovere progetti di sviluppo economico e sociale. Il comma 2 dell'articolo 28 della suddetta legge autorizza la Giunta regionale ad adottare un programma per l'alienazione delle aziende agrarie di proprietà regionale e conduttori che risultino titolari di contratti da almeno 5 anni dall'entrata in vigore della legge. A seguito di tale previsione, con atti numero 1233 del 10-12-2021 e numero 467 del 18 maggio del 22, la Giunta regionale ha approvato il programma di vendite mediante trattativa diretta di 35 aziende agrarie aventi i requisiti previsti dalla norma sopra richiamata, affinando le procedure di vendita alla Sviluppo Umbria S.p.A. e a seguito dell'incarico, la stessa ha provveduto a richiedere al concessionario delle suddette aziende agrarie le eventuali manifestazioni di interesse all'acquisto delle stesse. Sono pervenute in totale 24 manifestazioni di interesse all'acquisto, di cui 2 momentaneamente escluse per presentazioni fuori termine. A seguito di tali manifestazioni di interesse, Sviluppo Umbria S.p.A., valendosi i tecnici professionisti abilitati all'esercizio della professione di norma agronomia, acquisirà le stime dei compendi aziendali che verranno redatte sulla base di documenti di documentate indagini di mercato di natura tecnica e economica secondo i criteri della disciplina estimativa, tenendo in debito conto le peculiarità e le caratteristiche riconoscibili ad ogni singolo compendio immobiliare. A corredo delle indagini di mercato effettuate, il perito incaricato potrà anche, ma non obbligatoriamente, mettere a confronto le stesse con i valori agricoli medi ora sostituiti dai valori agricoli pubblicati annualmente dalla Regione Umbria e con altri borsini immobiliari. Relativamente a quest'ultimo punto, occorre evidenziare che VAM erano stati essenzialmente introdotti
nell'ambito di procedure espropriative per la stima di aree non edificabili. Successivamente, in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale 18 del 10/7/11, i criteri di calcolo delle indennità espropriate di espropria agganciati BAM sono stati superati in quanto i valori individuati applicando tale parametro, non tenendo conto delle peculiarità specifiche di ogni singolo bene da stimare, difficilmente inquadrabili schemi rigidi e statici. Alla luce di quanto sopra riportato, si evidenzia che le stime che si andranno a determinare saranno certamente parametrate ai valori di mercato attuali e non saranno oggetto in questa fase di alcun adeguamento ISTAT previsto al comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale 10/2018, stante la loro attualità applicativa. Si evidenzia altresì che la normativa attuale non prevede meccanismi di premialità a favore degli attuali concessionari, se non attraverso forme di incentivazione all'acquisto, con il coinvolgimento degli istituti di servizi per il mercato agricolo alimentare, l'ISMEA. Si fa presente che a seguito dell'accettazione da parte del concessionario del valore di stima verrà avviata da Sviluppo Umbria S.p.A. una fase istruttoria con cui verranno concordate le procedure di vendita, che vedrà il coinvolgimento del concessionario stesso, il quale potrà valutare, senza alcun obbligo, la partecipazione e il supporto dell'associazione di categoria, nonché del servizio regionale competente dell'Agenzia Forestale Regionale Umbria, gestore del patrimonio agroforestale regionale. Prego, consigliere Puletti. Sì, grazie assessore. Apprendo adesso insomma, che la fase istruttoria è avanzata. Spero onestamente e mi appello al buonsenso che questa maggioranza, che questa giunta nel corso di questi 3 anni si è contraddistinta, attraversando anche delle situazioni piuttosto complicate con la sanità. Prima l'assessore faceva riferimento alle infrastrutture e ai trasporti. Esiste un problema di fondo, perché 35 aziende, la maggior parte di queste in Alto Tevere, ma so che ce ne sono anche nella Media Valle, rischiano veramente di perdere non soltanto l'unica fonte di reddito, ma anche in alcuni casi i fabbricati. Sono piccole aziende agrarie che hanno costruito la loro fonte di sostentamento nel gestire beni immobiliari della regione, e ad oggi mandare una lettera dove si dice che l'acquisto del terreno oppure il terreno andrà all'asta, sinceramente diventa difficile da poter giustificare, anche a fronte del periodo nel quale ci stiamo trovando. Veniamo da una pandemia che comunque sia il comparto economico l'ha messo sicuramente in ginocchio. Abbiamo le caro bollette, guerra, non c'è bisogno che lo sto a elencare tutte. Mi appello quindi al buon senso politico che ha sempre contraddistinto questa giunta, e spero onestamente che possiamo trovare una soluzione, perché veramente ci sono delle famiglie che hanno tramandato di generazione in generazione, addirittura dei quali ho anche i messaggi. Sono decenni che queste famiglie vivono nella gestione di terreni che poi sono di proprietà della regione, e in un sol colpo si troverebbero senza fonte di sostentamento, ma addirittura anche senza una casa. Oltre a questo, volevo far riferimento al fatto che lei, assessore, parlava di una condivisione con le associazioni di categoria. Ben venga una condivisione con le associazioni di categoria. Il problema qual è, assessore? Che io, tramite anche dei documenti che chiaramente le associazioni di categoria, preoccupate per questa situazione, mi hanno inviato, loro chiedono che si possa reintrodurre il meccanismo di regolazione della stima ai più probabili valori di mercato, svincolando di fatto dalla stima analitica che in un periodo congiunturale particolarissimo come quello che stiamo attraversando potrebbe essere facilmente fuorviante. Quindi chiedono che vengano introdotti meccanismi di scontistica, che vengano come sono stati conosciuti fino ad oggi, oppure che venga gestito i fondi di concessione, assumendone comunque sia anche la gestione futura. Da ultimo, le associazioni di categoria chiedono che per i fondi, la cui trattativa non avesse avuto buon esito, i bandi di concessione dovrebbero prevedere una forma di tutela della prelazione sul rinnovo di contratto di concessione.
in perfetta analogia con quanto disposto dalla norma su patti agrari all'articolo 4 bis, consentendo quindi la permanenza di tale diritto per 6 mesi successivi alla pubblicazione del bando e non in scadenza del contratto stesso. Quindi, Assessore, io spero onestamente che ci possano essere dei cambiamenti sull'indirizzo che abbiamo preso e che chiaramente per certi versi capisco, perché ovviamente è il rispetto della legge. Spero però, e l'auspicio è quello di una proroga, qualora fosse possibile, o comunque sia di una legittima forma di tutela per quelli che sono gli affittuari e per quelle situazioni dove veramente rappresenta la coltivazione di quel terreno l'unica fonte di sostentamento per le famiglie. Grazie. Ultimo question time, poi iniziamo la seduta. Consigliere De Luca, risponde l'assessore Fioroni. Grazie Presidente, ma innanzitutto vorrei chiedere all'assessore Fioroni se ha esultato nella stessa maniera in cui ha fatto per il licenziamento dei navigator umbri, anche per la progressiva riduzione di ogni possibilità per i lavoratori della Treofan, visto che mi pare che questo assessorato si inserisca solo ed esclusivamente in un'operazione di desviluppo, di involuzione, decrescita economica all'interno di questa regione. L'interrogazione è volta ovviamente a raccogliere il grido di dolore che arriva dai lavoratori di Treofan, che ormai dopo quasi 2 anni di cassa integrazione, in una situazione di totale incertezza e silenzio delle istituzioni locali e nazionali, in cui sostanzialmente abbiamo visto un continuo prodigarsi in rassicurazioni, promesse sulle prospettive dei lavoratori, oggi si ritrovano sostanzialmente a vedere invece avvicinarsi quello che è la scadenza del febbraio 2023, che vedrà la fine anche della cassa integrazione e per circa 100 lavoratori, con tutte quelle che sono le conseguenze su 100 famiglie nel territorio della nostra regione. Leggo le parole della nota della Wiltech Umbria, che ha denunciato un silenzio gravissimo, quello a cui stiamo assistendo, il silenzio della regione. Il tempo trascorre inesorabile sui lavoratori e le loro famiglie pende una spada di Damocle, dopo di quella ci sarà solo la disoccupazione. Non ci sarà probabilmente nemmeno il diritto al reddito di cittadinanza, visto che lo abolirete, ma è bello rendersi conto di quanto poi ci sia una differenza sostanziale tra quelli che sono, ripeto, gli impegni presi e poi quello che accade oggi. In primo luogo, io sono sobbalzato sulla sedia leggendo il DEF e vedendo come ci sia stata una vera e propria disidratazione degli impegni relativi a quello che era il progetto relativo ovviamente alla riconversione del polo chimico attraverso gli investimenti legati alla bioeconomia. Quindi se oggi leggiamo solo ed esclusivamente 3 righe relative alla Umbrian Bioeconomy District sulla Sustainable Valley, nei prossimi mesi leggiamo che i prossimi mesi vedranno l'amministrazione sempre più impegnata nel rafforzare la strategia per il rilancio dell'area. Ci sarebbe da dire che cosa è stato fatto fino ad oggi, quindi il rafforzamento di un impegno che in realtà non esiste, in una progettualità che coinvolga tutti gli stakeholder più significativi e esplori anche le potenzialità di una partnership pubblico-privata. Perché è chiaro come ci siamo ritrovati, adesso voglio reggere la risposta all'interrogazione del 10 maggio 2022, in cui lei, Assessore Fioroni, ci diceva che l'ottenimento della proroga della cassa integrazione straordinaria
ci ha consentito di avere strumentazioni sociali che consentono al Ministero di valutare opportunamente ciò che oggi è sul tavolo, fermo restando che il processo di riqualificazione del polo chimico va avanti comunque. Nuova programmazione, fondi FSC, progetti bandiera, ecosistemi delle innovazioni, contratti di sviluppo saranno gli strumenti che, mixati in una logica di reindustrializzazione, permetteranno di fare uno stabilimento produttivo nuovo che possa, ad esempio, ordinare un macchinario tenendo conto delle tempistiche di consegne attuali. E ancora, è importante in questa fase utilizzare tutta la strumentazione regionale che ha anticipato il goal, coinvolgere strumenti come il rework in percorsi di reskilling e upskilling. Oggi, da quello che sappiamo, ho saputo stamattina da parte delle forze sindacali, il reworking è zero. Quindi, come faremo questo reskilling e upskilling, visto che non ci sono più risorse, ce lo deve spiegare lei. A complicare il quadro della vicenda, la mattina dell'11 novembre è scattato ovviamente il sequestro di 230.000 euro a carico di Treofan Italia, finita nel mirino della Procura Europea, che ha chiesto e ottenuto dal GIP del Tribunale di Milano, ovviamente e doverosamente, questo tipo di intervento. Ritenuto che, in merito alla mancata proroga del contratto, ovviamente, anche dei navigator, che sarebbero stati uno strumento importante nell'attività di orientamento nei confronti dei lavoratori, oggi interroghiamo la giunta regionale quindi per conoscere quale sia lo stato attuale del progetto della Sustainable Valley, più volte rilanciato dalla giunta regionale ma quasi scomparso all'interno del nuovo documento di economia e finanza regionale 2023-2025, chiarendo in tale ottica quali siano ad oggi le aziende interessate al progetto, comprese quelle interessate al sito Treofan, e più in generale quali e quante risorse e strumenti tra quelli più volte evocati, quindi fondi FSC, progetti bandiera, ecosistemi delle innovazioni, contratti di sviluppo, PNRR, abbia messo in campo ad oggi la Regione Umbria su questo sito. E se si intende a tal fine ovviamente riaprire in maniera stabile e regolare il tavolo permanente di confronto auspicato dai sindacati per supportare il percorso di rilancio dell'area. Grazie. Il primo spunto con cui ha iniziato il consigliere De Luca, quello del navigator, non c'è nessuna soddisfazione, il tema è che il Ministero è arrivato alla stessa conclusione a cui qualche mese prima è arrivata l'Umbria sulla non prorogabilità di un rapporto, di un contratto a termine, e ribadisco che in questo Paese, in questa Regione, le proroghe che di contratti a termine con poi pretese di stabilizzazione negli anni sono stati tanti, alcune anche gestite come spesso strumento di consenso, e che la contrattualizzazione non era poi in capo alle regioni, ma era in capo a ANPAL nazionale. E ricordo anche, facendo riferimento alla sua parte del suo ultimo intervento, che la Regione Umbria, nell'attuazione di GOL, è la terza regione per efficacia, per patti di servizio conclusi, con un efficientamento dei centri dell'impiego, con una grande azione svolta dai nostri centri dell'impiego, anche senza i navigator. Questa è una premessa che faccio. Relativamente al tema da lei sollevato, il tema è complesso, sono tanti temi uno dentro l'altro, nessun abbandono di quel progetto Sustainable Valley, non a caso eravamo ad Ecomondo 2 settimane fa aprendo il manifesto sulla economia circolare, che ha come obiettivo quello di fare l'Umbria riferimento nazionale su temi di economia circolare. Stiamo collaborando con il collega Morroni per attivare a livello agricolo quelle filiere che dovranno servire proprio a rafforzare il rapporto di filiera fra chimica verde e industria chimica, e il polo di Terni e quel famoso progetto Sustainable Valley, che nasce con un approccio e che traghetta 3 governi successivi, che nasce con un approccio trasversale del PNRR, verticale del PNRR, che considerava singoli blocchi di progetto, in un approccio trasversale che comporta, come lei diceva, di dover andare ad intervenire su più ambiti
gli ecosistemi dell'innovazione, i contratti di sviluppo, quello dei contratti bandiera, che ricordo essere stato oggetto di interlocuzioni con il Ministero per l'Autonomia Regionali, che ha finanziato per esigenze di finanza il progetto della Hydrogen Valley, ma dichiarando in un apposito verbale a seguito della riunione che è avvenuta il 3 maggio del 2022 che rimane attiva l'interlocuzione che apriremo con il nuovo governo sul progetto Bandiera di Terni, fermo restando che stiamo valutando con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'abbiamo fatto con l'altro governo, e ricordo che il progetto Sustainable Valley nasce anche proprio con la collaborazione del primo governo Conte in fase iniziale, con il sottosegretario Todde, sulla necessità di trovare uno schema giuridico, percorso non semplice, che sulla cui interlocuzione stiamo iniziando a ragionare con il nuovo governo, per costruire un partenariato pubblico-privato. E il tema del manifesto sulla bioeconomia circolare, a cui stanno aderendo imprese del territorio, il tema delle imprese già che stanno operando sul polo chimico di Terni, si sta lavorando in stretto contatto per costruire un percorso giuridico per poter arrivare a quello strumento di cui ho dato già riferimento in questa sala, che è quello di un partenariato pubblico-privato che va costruito, perché ad oggi, essendo il polo chimico interamente privato, non è possibile farci arrivare risorse pubbliche, soprattutto fonti e risorse FESR, che sono risorse comunitarie, e soprattutto ora con la nuova programmazione, ma già da prima, non possono vedere come destinatari le grandi imprese. Allora, nel DEF diciamo che evidenziamo tutta l'interlocuzione e il percorso che è stato intrapreso, ma l'obiettivo è quello di arrivare ad un progetto ampiamente condiviso anche con le associazioni di imprese, in modo particolare Confindustria, che operano nel settore della chimica in quel territorio, e che consente di arrivare a un modello di partnership pubblico-privato. Relativamente alla cassa integrazione, sa benissimo che si è arrivata innanzitutto a una proroga dell'accordo di programma per l'attuazione del progetto di riconversione e di riqualificazione dell'area di crisi complessa di Terni, una proroga al 30 marzo 2024, ma ricordo anche che il plafond della cassa integrazione che spetta alla Regione Umbria e che è gestito da INPS ha un plafond che deve trovare nella legge di bilancio che è in approvazione adesso, l'eventuale cosa per cui abbiamo già chiesto al governo intercessione, dotazione che deve trovare conferma nell'accordo di programma. Relativamente alla vertenza Treofano, non è che nulla tace, ricordo che l'ultimo incontro che è avvenuto al Ministero, il tavolo del MISE, e vi ricordo anche che ci sono stati di mezzo poi le elezioni e l'insediamento di un nuovo governo, l'ultimo incontro che è avvenuto sul tavolo ministeriale che prevedeva la presentazione da parte del soggetto che aveva presentato una manifestazione di interesse accettata da Jindal, in quel tavolo si è deciso di prorogare la presentazione del piano industriale da parte di HGM, perché su richiesta di alcuni lavoratori era stato chiesto di portare all'interesse del tavolo ministeriale, che è il tavolo deputato alla gestione della crisi Treofan, un interesse di cordata facendo capo a un dottor Gherardi di un'azienda Geplast, perché parte dei sindacati a quel tavolo ritenevano che fosse difficile riconvertire il personale over 50 da un punto di vista settoriale su un settore che è quello delle telecomunicazioni. In occasione di quel tavolo il sottoscritto evidenziò che per quanto sarebbe stato auspicabile un progetto di reindustrializzazione coerente con il tema della chimica e con il tema soprattutto della bioeconomia circolare, la priorità per la Regione Umbria era quella di poter garantire il totale assorbimento dei lavoratori inerenti a Treofan, e su questo sappiamo che è stato condiviso con Jindal
da parte di HGM e AGM il piano industriato improntato alla riconversione del sito, un piano che sarà oggetto nei prossimi giorni di presentazione anche alla Regione Umbria, che si aggira sui 15-20 milioni di euro di investimento, con l'impegno da parte di HGM di assumere tutti i circa 100 impiegati attualmente in Trefon. Stiamo schedulando in questi giorni l'incontro con HGM, che presenterà il piano alla Regione Umbria nella sua interezza, per poi procedere alla convocazione del tavolo attivo con le parti sindacali, nei confronti delle quali non abbiamo aggiornamenti, presso l'assessorato, fermo restando che chiaramente la presentazione poi di tutte le parti sociali del piano industriale di HGM avverrà nella sede deputata a questo, che è il MISE, e abbiamo già attivato contatti con le strutture tecniche del Ministero, che sono di nuovo cambiate, siamo al terzo governo con cui dobbiamo ragionare con le strutture tecniche, concludere, e interlocutori diversi, e questo chiaramente non è banale, dover interloquire ogni volta, dover cambiare interlocutori, rinquadrare un tema e un ambito progettuale che è particolarmente complesso. Prego, per la replica, poi abbiamo finito. Consigliere De Luca, poi inizia il Consiglio. Ma le do notizie, Assessore, che se è il terzo governo, oggi è tutta roba vostra, nel senso tutto completamente vostro. Per quanto riguarda la cassa integrazione, quindi non ci ha saputo dare una notizia se nelle interlocuzioni con il vostro governo verrà rifinanziata con legge di bilancio. Non ha fatto minimamente menzione a quello che riguarda invece l'aspetto del reworking, che anche in questo caso 0 euro, è finita lì, morta lì. È molto facile, Assessore, fare gli ultraliberisti con le vite degli altri. Il problema è un altro. Il problema, Assessore, è che noi siamo partiti dal progetto della Sustainable Valley, siamo arrivati a un progetto che sostanzialmente non c'entrava nulla con la chimica verde, e oggi siamo a zero, a nulla. Allora qui bisogna chiaramente, che non possiamo immaginare che è sempre responsabilità del governo, sempre responsabilità del sindaco, sempre responsabilità dei sindacati che vogliono progetti. Qui serve un ruolo della regione che sia chiaro, netto, fermo, di prospettiva sul territorio del polo chimico ternano. No, invece lei mi dice: io devo parlare con l'assessore Morroni, mo l'accompagno, dopo parliamo con l'assessore Morroni di come utilizzare le linee di finanziamento del PSR, lo saprete meglio, ce l'abbiamo oggi in discussione. Su questo tema ce l'abbiamo oggi in discussione, Assessore. Chiaramente io mi auspico che non ne dovrete ancora parlare, ne avrete già parlato, se no vi organizzo io un appuntamento al buio e potrete parlare di questa cosa. Grazie.